Questo è il varco d'accesso di Riva Traiana al porto di Trieste, uno degli ingressi principali dello scalo triestino che domani i lavoratori portuali coordinati dal CLPT hanno intenzione di bloccare contro l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere al posto di lavoro. Proprio da qui, da queste banchine, vanno e vengono i traghetti turchi che hanno permesso il passaggio a Trieste della carovana della Formula 1. Ecco, carovana che di ritorno dalla Turchia è stata dirottata su Marsiglia proprio per evitare lo sciopero triestino. Dunque, questo spiega già come esempio pratico nei fatti come questo sciopero potrebbe causare danni per svariati milioni di euro al sistema portuale triestino. Peraltro ieri sera è arrivato un documento della Commissione Garanzia del Ministero che definisce illegittima l'agitazione sindacale triestina. Questa è una dittatura. Perché se io non sono più in grado di poter manifestare o scioperare, vuol dire che siamo in dittatura. Fatto sta che adesso l'80% delle persone sono vaccinate, si parlava di immunità di gregge, io sono un vaccinato, quindi mi reputo una pecora, visto che c'è immunità di gregge. E quindi alla fine adesso secondo me si vuole fare proprio il pugno duro da parte del governo e quindi adesso si vuole far vedere chi comanda e vedremo chi comanda. Nessun passo indietro di fronte alle parole di D'Agostino e ai tamponi gratuiti? Io ci tengo a dire che noi non siamo contro il nostro presidente. Lui penso non sia contro di noi. Questo è... Noi abbiamo sempre detto che siamo contro il governo. Non ci aspettavamo questa sua presa di posizione, ma ribadisco che ognuno è libero di fare le sue scelte e noi abbiamo fatto la nostra e da domani si blocca tutto, almeno che il governo non torni indietro.